Siamo qui con Paolo Arcuri, siamo in Sardegna, un posto splendido per incontrare un artista completo, un grande pianista, un grande musicista, uno chef dell'animazione. Come è nato questo tuo desiderio di comunicare con gli altri? Beh, allora io ho avuto la fortuna innanzitutto di avere un papà che lavorava nel turismo e quindi mi sono trovato già da bambino nella musica, nel mondo dell'animazione e poi ho vissuto tutta la storia dell'animazione da quando c'erano i primi animatori ai tempi della Mediterranee e Valtour all'inizio fino a oggi, quindi tutta l'evoluzione delle società di animazione e di spettacolo, e oggi a distanza di 30 anni ritornano in voga le cose iniziali, questo è bello, cioè quindi le cose che sono rimaste importanti sono, guarda caso, quelle che ci avevano insegnati gli antichi, le arti della pittura, la scultura, la danza, la musica e il teatro. Quindi io credo che oggi il trucco sia tornare un po' alle origini. Quindi, cercare quei valori, i valori. Sì, soprattutto la naturalità, perché poi si era evoluta, il mondo dell'animazione si era evoluto negli anni 80-90 con queste società che ancora ci sono e che prendono i ragazzi giovani e gli tramandano delle cose che però poi si perdono. Però le arti iniziali sono quelle. Alla base, diciamo, significa sempre: sono padrone del mio silenzio e schiavo delle mie parole. Esatto, ma poi soprattutto fare in modo che gli ospiti siano sempre come se fossero degli ospiti a casa tua. Mai pensare che stai lavorando mentre fai questo lavoro, se no se lo devi fare perché stai lavorando è meglio fare un'altra cosa. A proposito, so che adesso hai un grande ingaggio, sei da partire da domenica, sei? Io adesso sono un musicista della famosa band di Fulminati di Domenica Inn. Dico Fulminati perché è una band un po' coordinata dal maestro Magnanensi con Mara Venier, quindi al cospetto di Mara Venier, che è una grande padrona di casa, che sa esattamente fare la padrona di casa ed è amata da tutti, ma noi siamo un po' fuori dalle righe, è una band pronta a tutto, non musicisti un po' bacchettoni, quindi insomma... Ascolta, e la Gnometto Band? Vabbè. Gnometto è nata perché io avevo già fatto 15 anni di piano bar e non avevo più voglia di imparare le canzoni degli altri. Allora ho detto adesso scrivo le canzoni mie. Ho cominciato a scrivere canzoni comiche unendo comicità e musica, è venuta fuori Gnometto Band. E Paolo Arcuri. Adesso ho 26 anni Gnometto Band. Paolo Arcuri, sei un grande, grazie. Ciao a tutti, ciao.